Gianni Colacione per Libre TV, oggi è 8 dicembre 2015 e siamo a Torvaianica, in provincia di Roma, il comune è di Pomezia. Come sapete Libre TV si è occupata, c'è una playlist apposta, una sezione del sito apposita, si è occupata ovviamente del diritto all'accesso libero al mare, ci siamo occupati molto soprattutto di Ostia, essendo diciamo peraltro il territorio più vicino e anche più gravato da tutta una serie di manufatti che ostacolano la vista del mare, la fruibilità e l'accesso alle spiagge libere. Ne avete visto molti video su questo territorio. E abbiamo parlato dei balneari, di questo gruppo diciamo di imprenditori, probabilmente magari anche un pochino non andando distinguendo e non mastificando un pochino la cosa, poi abbiamo scoperto che tra i balneari c'è una categoria che conta un 200 aziende, poco più di 200 aziende, balneari pertinenziali, e noi oggi siamo qui in compagnia di Walter Galli all'interno del suo locale, in cui c'è un manufatto di proprietà dello Stato, e Walter Galli è portavoce nazionale del coordinamento dei concessionari pertinenziali e con altri 4 soci. E peraltro vengono, e anche questo è importante per dare un quadro umano un po' della vicenda, da un'esperienza di ricollocamento in qualche modo professionale e anche di una vita, ricollocamento di una vita, di una prospettiva di vita, perché erano ex metalmeccanici e hanno pensato nel 2001 di provare a ricominciare una vita facendo impresa sul mare qui a Torvaianica. E parliamo con lui intanto affinché ci presenti un po' questa categoria. Chi sono i balneari pertinenziali, cosa hanno, diciamo, da cosa si differenziano dagli altri, e ne parliamo appunto adesso con Walter Galli, poi gli faremo delle domande e in questo senso magari nella parte più tecnica ci aiuterà anche Maria Laura. Sono Galli Walter, sono il portavoce nazionale di un coordinamento di concessionari pertinenziali. Cosa significa essere concessionari pertinenziali? Significa che la nostra azienda, il nostro bene su concessione demaniale è stato incamerato dallo Stato e quindi è diventato un bene dello Stato. Proprio per questo motivo nel 2007, quando è stata fatta la riforma dei canoni dal governo Prodi, si è creata una sperequazione totale a livello di calcolo e di determinazione dei canoni demaniali. In pratica per circa 200-300 aziende ci sono stati degli aumenti che vanno dal 2.000 al 3.000% annui, mentre invece per le restanti concessioni, quindi la totalità, è rimasto un canone invariato. Questo che cosa ha prodotto? Ha prodotto che dei concessionari sono trovati a non poter sostenere un canone che era veramente impossibile da sostenere, e quindi le aziende hanno iniziato ad avere dei grossi problemi. Come abbiamo cercato di risolvere questi problemi? Abbiamo cercato contestando con i giudici, andando in causa su queste cose, sia per l'interpretazione che viene data di questa legge e sia per una serie di motivi anche amministrativi. Siamo stati costretti a riunirci proprio perché non eravamo più rappresentati dai sindacati di categoria, che ovviamente rappresentavano lo status quo dei canoni demaniali nazionali che non erano stati toccati, e dal 2013 stiamo cercando di fare una battaglia per cercare di ottenere una soluzione politica, una soluzione che noi crediamo che sia necessaria, urgente, e la prima cosa che noi chiediamo è proprio questa nuova riforma dei canoni che permette di ottenere due soluzioni: una, riportare i canoni in un'equità senza una concorrenza sleale anche tra vicini, e un'altra è che il gettito dello Stato, che oggi è 103 milioni, possa raddoppiare, e quindi anche un beneficio per i cittadini italiani. E tutto questo, purtroppo siamo di fronte a situazioni che ci ostacolano continuamente: i sindacati da una parte, la politica che non riesce a trovare soluzioni efficaci, e l'unica soluzione che siamo riusciti a ottenere un po' di tempo fa nella finanziaria 2014 è stata una definizione dei contenziosi, che non è una sanatoria, è una definizione dei contenziosi che noi stiamo vincendo, quindi non sono contenziosi campati in aria, ma sono contenziosi di merito
dove i giudici ci stanno dando ragione, e quindi eravamo riusciti a ottenere questa definizione di contenziosi che ci portava a ritirare le cause in cambio di uno sconto sui canoni, che sì, avrebbe potuto creare un tampone, congelare in un determinato momento una situazione, delle situazioni drammatiche, ma che non risolveva comunque il problema. Tant'è vero che adesso, ancora oggi, in attualità, stiamo cercando di trovare delle soluzioni, ormai ultima possibilità, in questa legge di stabilità. Allora, chiarendo un attimo il criterio che la legge 296 del 2006 ha adottato, vorrei dire che esclusivamente per le concessioni pertinenziali, ovvero quali sono le concessioni pertinenziali? Sono le concessioni che hanno ad oggetto degli immobili che sono stati acquisiti dallo Stato a seguito di procedure fallimentari oppure di procedure esecutive a carico di determinati concessionari balneari. Esclusivamente per queste concessioni pertinenziali la legge 296 del 2006 ha previsto un aggancio all'ammontare del canone all'osservatorio del mercato immobiliare, e qui praticamente dovrebbe sorgere il problema, perché questo osservatorio del mercato immobiliare ha valori diversi a seconda delle città, che non sempre però rispondono al criterio di mercato. Allora, quello che vorrei capire, lei ha preso questa concessione pertinenziale dallo Stato e quindi lei pagava un certo canone, quindi si potrebbe dire, beh, lei già sapeva che quindi avrebbe dovuto pagare questo canone, e quindi perché non si è fatto i conti prima? Quando lei ha preso la concessione, che appunto era pertinenziale perché il precedente concessionario era andato fallito, quanto pagava di canone? Nel 2001 la prese, no? Sì. Quindi prima della legge 296 del 2006, quanto sì. pagava annualmente di canone? Allora, quando noi abbiamo iniziato questa impresa, abbiamo arrivato alla concessione, il canone demaniale era di 4.800 euro più l'addizionale regionale annui, e con questa riforma del 2007 il canone è passato da 4.500 a 58.000 euro annui. Tu capisci che se un'impresa cerca di programmare un suo progetto di impresa e all'improvviso, da un giorno all'altro, cambiano questo parametro fondamentale, passando dai 4.500 ai 58.000, tu capisci che l'azienda viene totalmente annientata. È tutto, cioè, qualunque progetto, qualunque possibilità di investimento, qualunque cosa possa aver previsto l'impresa, viene totalmente cancellato. 58.000 euro nel 2007. Allora, attualmente però il mercato immobiliare ha diminuito i suoi valori e quindi il suo canone è diminuito? No, la legge prevede un calcolo basandosi sui valori OMI, quindi cercando con l'intento di proporzionare i canoni al valore di mercato, ma proprio perché i valori OMI sono dei dati inverosimili, sono dei dati impazziti, perché non sono, rispecchiano veramente la realtà. Noi ci troviamo delle situazioni dove un comune, come per esempio il mio di Pomezia, dove il turista non esiste, esiste solamente il pendolare o famiglie che vengono dai castelli romani, eccetera, e si trova un valore OMI alle stelle, e poi andiamo a prendere magari un comune come San Felice Circeo, dove il valore OMI è sostenibile, proporzionato, è circa un quarto di quello che è nel comune di Pomezia. Questo che cosa ha prodotto? Ha prodotto che in certe situazioni il canone sì è aumentato, ma è aumentato in maniera sostenibile da parte del concessionario, ma in 206 casi precisi il canone ha schizzato a delle somme impossibili da pagare, veramente sono impossibili da pagare. Allora, secondo lei, siccome il comma che ci interessa di questa legge 296, comma 251, a un certo punto per le pertinenze destinate, per le pertinenze prevede, cioè fa questo discorso, dice per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato moltiplicando la superficie complessiva per questo dato OMI. Allora, ci domandavamo, ma questo dato OMI è quindi agganciato al tipo di attività, cioè se è attività commerciale
vale a dire negozio, ad attività terziario direzionale, vale a dire, non so, agenzie di viaggi, o produzione di beni e servizi, il ristorante, il bar. Allora, il dato OMI tiene conto di questi tre tipi di attività, e quindi a seconda se è un negozio, a seconda se è un ristorante, a seconda se è un'agenzia, o fa un unico, tiene conto di un unico valore OMI, non quello... No, purtroppo. Ma come il demanio applica questi conteggi? Purtroppo l'applicazione chiedere. Di questo comma, che prevede tre tipologie di aziende che esercitano sulle concessioni demaniali, l'applicazione data dall'Agenzia del Demanio è che tutte sono commerciali. È unica, quindi? Quindi è una, cioè, unica. Loro lo giustificano dal fatto che in certi casi il terziario di produzione di beni e servizi non ci sono questi valori. Ci sono solamente il terziario direzionale, ma a prescindere da questa cosa, loro dicono, è come se loro dicessero, qualunque attività esercita su concessione demaniale è da considerare commerciale. Questo è il motivo per cui noi siamo in contenzioso, e tenete conto che i nostri contenziosi non sono campati in aria, finti, ma noi stiamo vincendo le cause, cioè concessionari che arrivano a sentenza, purtroppo la giustizia è lenta per tutti, anche per noi, ma i concessionari che arrivano a sentenza gli vengono restituiti i soldi che magari erano stati versati con riserva. Per questo noi, quando sentiamo parlare di sanatorie, ci innervosiamo e non riusciamo a concepire come si possa travisare una definizione di contenziosi con la parola sanatoria. Questa definizione di contenziosi, sì, è vero che agevola noi facendoci pagare un 30% del canone, ma in realtà agevola lo Stato, perché lo Stato sta soccombendo in questi giudizi, e quindi l'Agenzia del Demanio dovrà restituire i soldi. Allora, noi quello che chiediamo come prima cosa, come già detto, è la riforma dei canoni, immediata, ma siccome non si riesce, proprio perché ormai è tutto sotterrato da questo problema della Bolkestein, e quindi verrà fatta la riforma dei canoni quando si troverà questa soluzione per la direttiva servizi, è chiaro che fino a quel momento noi abbiamo il diritto di esistenza come tutti gli altri, e se tutti certificano, tutti, dall'Agenzia del Demanio all'ANCI, al Governo, al Parlamento, certificano che è stato creato una follia legislativa con quella riforma dei canoni, è chiaro che bisogna almeno farci arrivare vivi alla prossima riforma, cioè noi non stiamo chiedendo nient'altro che arrivare vivi alla riforma che si prevede venga fatta nel 2016. Ascolti, la legge 147 del 2013 fece la previsione che per chi aveva dei contenziosi tributari in atto per il pagamento dei canoni, era previsto il pagamento nel 30%, se veniva pagato mi pare entro 3 mesi, il 60% se nei successivi 9 mesi. Allora, voi avete fatto, siccome avevate questi contenziosi in atto, nel 2014 avete fatto sicuramente richiesta di aderire, diciamo, sì, a questa possibilità, e quindi avete offerto ai comuni, no, o al demanio, non so, a tutti e due gli enti, di pagare il 30% del dovuto, quindi di ciò che vi arrivava nella cartella esattoriale, e chiudere in questo modo il contenzioso. Sì. Avete avuto una risposta dal demanio e dal comune, quindi se quel contenzioso tributario in atto fino al 31/12/2013 è stato effettivamente sanato con il pagamento del 30% del dovuto, cioè di ciò che era nella cartella esattoriale? Vi hanno detto, per questo potete stare tranquilli, non vi chiederemo altro? Allora, intanto lo certifica l'Agenzia del Demanio e la Corte dei Conti, sono 160 concessionari che hanno presentato istanza entro il 28 febbraio del 2014, quindi 160 aziende avevano un contenzioso in corso. Come succede spesso in Italia, le leggi non vengono interpretate nella stessa maniera. Se noi andiamo a vedere Bari, la legge viene interpretata in una maniera, diciamo, a noi favorevole, o per come la vediamo noi, corretta. Se andiamo a vedere invece nel comune di Pomezia, il comune di Pomezia la interpreta in una maniera totalmente diversa. Se andiamo a Cesenatico, nella costa romagnola, restando troviamo... a Pomezia, come viene interpretato? A Pomezia, allora, sulla legge c'è scritto somme dovute, quindi se volevano intendere di poter fare questo sconto sul debito, avrebbero scritto la parola debito,
mentre invece si scrive somme dovute. Ora, somme dovute si intende l'intero importo che a me arriva, cioè se a un concessionario arriva un introito di pagamento di 100.000 euro, è chiaro che io su quello devo avere l'agevolazione, se no continuo, continuo il ricorso. Sull'importo che arriva sulla cartella esattoriale, quindi. Non è una cartella esattoriale, è un introito di pagamento del che spedisce sul canone. Se il canone fosse 100, a me mi arriva il canone di 100.000 euro, è chiaro che per come è scritta la legge, per somme dovute si intende 100 e quindi io dovrei, per chiudere, per ritirare il mio contenzioso, pago il 30% di... E il Comune di Pomezia invece, Il Comune di Pomezia sostiene il contrario, sostiene che somme dovute si intende debito. Su questo si aprono ulteriori contenziosi. Chiariamo che cosa quindi il Comune intende con debito, cioè ciò che è ancora dovuto è ancora al momento dell'instaurazione del contenzioso. Sì. Cioè se io già ho pagato un 20%, quel 20% non viene considerato e viene invece considerato ciò che è ancora dovuto debito a quella data. Il debito. E quindi non ha ricevuto una risposta. Noi abbiamo ricevuto una risposta negativa, nel senso che ci hanno rifiutato l'istanza in quanto noi abbiamo presentato l'istanza in base a... interpretando la parola somme dovute come intero importo, il Comune dice no, si parla di debito e quindi l'istanza è stata negata, ora è aperto un contenzioso. Ma questo per farvi capire che anche su questo tentativo di chiudere un passato di una follia legislativa non sta funzionando dappertutto, in certi comuni sì, in certi comuni no. Tenete conto che già quattro giudici del Tribunale di Venezia già hanno espresso un giudizio in merito alla parola somme dovute e quindi già hanno dato ragione al concessionario sostenendo che la parola somme dovute si intende l'intero importo e nonostante ciò i comuni. Ma la cosa più grave di tutte non è tanto che già è grave la differenza di interpretazione da comune a comune, ma la cosa più grave di tutte è che a distanza di 2 anni, perché ormai sono passati 2 anni, 1 anno e 10 mesi, la stragrande maggioranza dei comuni non risponde a un'istanza presentata il 28 febbraio del 2014. Quindi è una follia, cioè laddove c'è stato un tentativo di cercare di chiudere un passato per cercare di salvare queste aziende, che non si tratta solo di salvare le aziende, perché dietro di noi ci sono anche i collaboratori, cioè queste 206 aziende che probabilmente dal 1 gennaio salteranno per l'aria hanno anche circa 2.550 collaboratori che andranno a finire in mezzo a una strada. E non è che il giorno dopo entra un altro concessionario e riassume i dipendenti e fa ripartire l'azienda. Non funziona così, perché noi non è che lasceremo l'azienda senza lottare. Quindi ci saranno i contenziosi sulle decadenze, ci saranno, il bene sarà in mano ai vandali, come è successo a Genova. A Genova una famiglia hanno distrutto una famiglia che doveva pagare un canone di 69.000 euro per l'hotel Marinella, uno dei più grandi locali storici di Genova, non poteva sostenere questa cifra, sono diventati morosi, gli hanno fatto la decadenza, gli hanno tolto la concessione e sono andate a riassegnarla all'asta. Le prime 2 aste sono andate deserte, perché nessuno si può permettere di poter pagare un canone, in quel caso, di 61.000 euro, più l'addizionale regionale e tutte le altre spese, e quindi sono andate 2 volte deserte. Poi che cosa succede? Il Comune di Genova scrive all'Agenzia del Demanio Nazionale e gli dice: guarda che io vado deserto, le mie aste vanno deserte e quindi mandami in deroga la legge e fammi abbassare questo canone. Il Demanio Nazionale, non si sa come, anche qui ce lo dovranno spiegare, esce in deroga la legge e in quel caso il canone da 61.000 euro passa a 3.500 fino a quando si finiscono gli investimenti e poi sarà la metà del canone, il 50% del canone. Ora, dei 61.000 euro, se rimarranno 61.000 euro, perché può assicurare che diminuiranno e quindi sarà il 50% di quello che sarà il nuovo canone. Questa è una follia, di togliere una concessione a una famiglia e mandarla a Roma si dice per stracci, e riassegnarla a un'altra persona facendogli pagare 3.500 euro di canone è una follia su cui veramente ci deve essere una reazione politica da parte di tutti. Sono Chiappini Antonello, un pertinenziale di Ladispoli, e volevo far presente il problema dei valori OMI.
praticamente i valori OMI dal 2007 vengono applicati alle pertinenze dello Stato, quindi agli stabilimenti balneari, e si verifica un assurdo, nel senso che i valori OMI che già ad esempio nel comune di Ladispoli, come in altri comuni in Italia, vengono parametrati alle attività commerciali e non al settore terziario, in quanto gli stabilimenti, sia per l'INPS, sia per le tabelle Ateco, sia per tutto ciò che riguarda l'attività di stabilimento balneari, viene inquadrata come servizi. Invece applicano i valori commerciali, tra l'altro non tenendo conto del regolamento dei valori OMI, quindi fare determinati sgravi per tipologia di struttura. Che succede? Che dal 2007, applicando questi valori OMI, che sono dei parametri, non fanno altro che prendere il valore di riferimento, che è quello del 2007, e ogni anno, al contrario di quanto dice la legge, dove il valore OMI deve essere parametrato ai 6 mesi prima dell'anno in cui viene calcolato, viene aggiunto di anno in anno il valore Istat. Questo fa sì che dal 2007 ad oggi valori OMI che hanno avuto un decremento del 40%, noi dal 2007 sono quasi raddoppiati, non raddoppiati, ma sono del 50% in più rispetto al 2007, quindi i valori che noi paghiamo adesso nel 2015 sono circa il doppio invece dei valori OMI del 2015. Chiudiamo questa intervista, abbiamo fatto in realtà un piccolo reportage su questa vicenda che, devo dire la verità, non si aspettavamo l'esistenza, e di cui siamo venuti a conoscenza grazie appunto a qualcuno che ha visto gli altri video di Libre TV e si è sentita giustamente in diritto di segnalarci appunto una differenza su una questione che trattavamo, e spero appunto Libre TV abbia fatto un buon servizio di informazioni, soprattutto nel disvelare quello che spesso è un senso, o meglio una presenza umana, dietro una serie di questioni che spesso transitano tra il sociale e il politico. Insomma, ci sono delle persone, ci sono delle vicende, ci sono delle famiglie, abbiamo anche ascoltato, anche al di fuori dei microfoni, queste vicende che sono state anche abbastanza toccanti. Spingo tutti coloro che guardano questo video a farlo circolare, affinché l'informazione circoli sul web, e come è successo per questa intervista, ovviamente Libre TV, che ha come sottotitolo Liberi Spazi di Parola, darà diritto di replica e approfondimento a chi lo vorrà su questa vicenda. Grazie a tutti. While we are playing, the candles are burning low. One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago. Hanukkah, oh Hanukkah, come light from